Questo video è in collaborazione con Grande Inverno e Fantasia Store, dove se inserirete i codici riportati in descrizione potrete accedere alla vostra percentuale di sconto e con i network Keyforge Italia e Crazy Killing Machine. Buona visione! Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Molti forgiatori mi chiedono: conviene comprare Mutazione di Massa, la nuova espansione per Keyforge? Andiamo a dargli un'occhiata. Mutazione di Massa è la quarta espansione di Keyforge, che porta con sé 422 carte, di cui oltre 250 completamente inedite. All'interno di questa espansione potremo trovare anche nuove tipologie di creature, tra le quali troviamo i mutanti, le creature mastodontiche e i sette peccati capitali. E per finire troveremo una nuova meccanica di gioco: potenziamento. In più dovremo salutare i Brobnar, che in Mondi in Collisione non hanno soddisfatto, ma vedremo tornare al loro posto i Sanctum. Ma entriamo più nel dettaglio. Mutanti, che passione! In Keyforge Mutazione di Massa avremo a disposizione un numero abbastanza nutrito di mutanti, un nuovo tipo di creature che sono state modificate al contatto con le Ambre Oscure e che quindi in un certo senso sono state potenziate. Infatti non sarà raro trovare vecchie glorie che tutti coloro che giocano dal lancio di Keyforge conoscono. Ma le mutazioni non si fermano ad una sola specifica casata, ma possono trovarsi in ognuna di quelle presenti al momento sul crogiolo. Grazie infatti alle creature che nel nome hanno la radice Xeno, Lika, Dino, eccetera, ogni casata ne avrà un numero di base. Per saperne di più potete fermare il video e dare uno sguardo a questo schema che il buon Don Quixote, Matteo, ha preparato per noi. Questo nuovo sottotipo di creature si integra perfettamente con gli altri sottotipi di creature già presenti in Keyforge, non alterandone assolutamente la natura e rendendo perfettamente giocabili anche mazzi di espansioni passate. Anche questa volta il gioco di mazzi unici al mondo ha mantenuto la sua promessa. Kaiju e Jäger. E se è vero che fare il bagno nell'Ambra Oscura ti conferisce poteri, le nuove creature che popoleranno il crogiolo saranno qualcosa di mai visto prima d'ora. Infatti, gli ideatori del gioco hanno creato per l'occasione le mastodontiche, creature talmente imponenti e devastanti da non poterle contenere in una sola carta, ma bensì due. I loro effetti saranno devastanti se lasciate sulla linea di battaglia più di un turno, avendo a loro disposizione un arsenale innescabile attraverso sacrifici, come il Nifelking, scartando carte dagli archivi, come l'Ultra Graviton, o semplicemente entrando in campo senza aver bisogno di altro, come Deus Zilla. Una cosa è sicura, questa nuova tipologia di creatura ha suscitato molto interesse tra i giocatori, che hanno risposto positivamente alla novità, portando Mutazione di Massa verso l'Olimpo delle espansioni di Keyforge più attese. Shazam o Seven Deadly Sins? Oltre alle mastodontiche, altre creature, sette per la precisione, hanno fatto il loro ingresso nel crogiolo. Nel sottosuolo di Casa Dis, infatti, i sette peccati capitali sono apparsi per distruggere, dannare, spaventare e tentare i forgiatori che se li ritrovano contro. A differenza dei quattro cavalieri che si preoccupavano soltanto di fare terra bruciata sul campo di battaglia, a volte andando anche contro il forgiatore che li aveva giocati, i peccati si preoccuperanno di servire il giocatore attivo, infastidendo e non poco chi se li vede contro. Queste creature avranno un grandissimo impatto sul gioco, a tal punto che potrebbero, andando avanti nell'espansione, risultare talmente forti da essere un must have per ogni mazzo competitivo che si rispetti che giochi Casata Dis. Ma la cosa che sorprende di più di Mutazione di Massa è che non saranno soltanto le creature a subire una mutazione. La mutazione di Laga. Con la nuova meccanica potenziamento, il tuo stesso mazzo sarà mutato creando carte davvero uniche. Si possono riconoscere queste carte attraverso un codice colore diverso dal solito nero riportato in lista. Infatti le carte potenziate saranno evidenziate con l'azzurro e in basso a destra ci sarà la solita leggenda che le descrive. Ma come funziona questa nuova meccanica? Nel proprio mazzo ci sarà una o più carte che riporteranno la dicitura potenziamento, seguita da alcune icone.
Quelle icone vengono donate dalle carte in questione ad altre carte presenti nel mazzo, indipendentemente che siano creature, azioni, migliorie o artefatti, che una volta entrate in campo potranno sfruttare il loro potenziamento per agevolare il forgiatore che le ha giocate. Questa meccanica creerà carte davvero uniche, che avranno effetti sul gioco completamente diversi da quelli cui eravamo abituati. In questo caso, ad esempio, potremo sfruttare l'effetto delle icone bonus danno per distruggere due creature da uno di forza, e successivamente epurarle, grazie all'effetto gioco di Infornace. Questa è soltanto una delle molteplici risoluzioni dell'effetto. Starà a voi mutare a seconda della situazione che vi ritroverete davanti giocando. Conclusioni. Mutazioni di massa porta una ventata di aria fresca nel gioco, implementando meccaniche e inserendo nuovi archetipi di creature. Il bilanciamento è ben strutturato e va a limitare mazzi molto forti che dalle espansioni precedenti hanno surclassato altri in eventi ufficiali. Bisognerà comunque aspettare che Mass Mutation prenda piede per avere una valutazione completa e più dettagliata, ma per il momento, e visto quello che ci ha regalato in questa anteprima, il suo voto finale è un solido 8 su 10. Conviene quindi assolutamente acquistare questa espansione e giocarla a fondo per scoprirne tutti i segreti e le sinergie che le casate hanno da offrire. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, volevo invitarvi ad iscrivervi ai canali che sono comparsi in sovrimpressione per seguire in maniera attiva ogni contenuto e sostenere la community. In più, in descrizione potrete trovare la wiki con tutte le carte di Keyforge, anche quelle di Mass Mutation, completamente in italiano. E se durante una partita vi verrà qualche dubbio su come risolvere alcuni effetti, per ogni carta c'è una sezione dedicata dove troverete le risposte che cercate. Vi ringrazio per essere stati in mia compagnia. Non ci vediamo al prossimo video.